Buonasera, quasi buonanotte a tutti, buongiorno per chi vede il video di lunedì, ben trovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla finale di Wimbledon. Parleremo della finale maschile di Wimbledon, non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, a lasciare like al video, ad andare sul sito del Fantatennis per partecipare al gioco del canale www.fantatennis.net. Scaricate il regolamento, scaricate il calendario, unitevi al gruppo Telegram per capire come funziona e per fare tutte le domande. Avete tempo fino a stamani alle 8, alle 10, quindi fino alle 10 di lunedì 17 lunedì 17 luglio del 2023 per fare i vostri pronostici. Non dimenticate anche di attivare la campanella per le notifiche, per avere la notifica di quando escono i video. Allora, finale di Wimbledon, che ha onorato il fatto che in fondo ci sia arrivato il numero 1 contro il numero 2 del mondo. Partita che ha avuto più volte un padrone diverso. Nel senso che nel primo set sembrava farla da padrona Djokovic, che ha letteralmente preso a pallate il buon Alcaraz. Primo set finito 6-1. Poi a fine del terzo set sembrava la partita fosse saldamente nelle mani di Alcaraz, che aveva dominato il terzo set, aveva vinto facilmente il terzo set. A fine quarto e soprattutto a inizio quinto la partita sembrava di nuovo tornata nelle mani di Djokovic. E questo succede quando si affrontano due mostri, perché questi sono veramente due mostri, che riescono scusate, a spostare l'equilibrio della partita in pochi punti. Secondo me ci sono due momenti chiave di questa partita, ovvero il tiebreak del secondo set, che ha allungato la partita. Probabilmente lo avesse vinto Djokovic, se Djokovic fosse riuscito a mantenere il break di vantaggio ad inizio secondo set e avesse portato la partita, sui binari suoi, cioè andando 2-7-0, avesse anche sfruttato il set point avuto nel tiebreak. Beh, probabilmente a quest'ora non ci sono ovviamente riprove e non c'è niente di certo, ma a quest'ora probabilmente staremo parlando di un altro risultato. E poi, sempre a favore di Djokovic, nel quinto set un errore rarissimo di Novak, perché Novak Djokovic sul 1-0 per lui 30-40 ha un facile schiaffo al volo a rete che normalmente non sbaglia mai e che oggi invece ha tirato del nastro con la palla che ha sbattuto sul nastro ed è rimasta nel suo campo, come dice quello di match point, come dice l'incipit di match point. La palla a volte batte nel nastro, quando hai un pizzico di fortuna va di là e a volte vinci, quando hai un pizzico di sfortuna resta nel tuo campo e allora perdi. E beh, oggi era la partita che Novak Djokovic doveva perdere perché gli astri in questi due frangenti si sono, come dire, allineati a favore di Alcaraz, che ha fatto di tutto perché gli astri si allineassero a suo favore. Intendiamoci, ci sono tantissimi meriti dello spagnolo, ma davvero io quello schiaffo al volo di Nole l'ho visto sbagliare oggi. Quello schiaffo al volo di Nole, quella palla break, praticamente break fatto, che avrebbe mandato Nole 2-0, io no, a Nole gliel'ho visto sbagliare oggi in una finale slam. Normalmente era un cecchino e oggi non doveva essere e non è stato. Con questo, ripeto, tantissimi meriti allo spagnolo che ha saputo venir su da un primo set che avrebbe ammazzato un toro, perché Djokovic ha segnato, insomma, ha segnato il territorio, ha preso a pallate immediatamente il giovane spagnolo, avrebbe scoraggiato chiunque,
una partenza di Novak Djokovic in quel modo. Alcaraz ha ovviamente un talento smisurato e ha una forza mentale assolutamente clamorosa. È riuscito a rientrare in partita perché era andato sotto 7 break, è riuscito a rientrare in partita, è riuscito a allungare la partita e come vi avevo detto io, ma non perché io sono un fenomeno, ma perché una partita al quinto set di 4 ore, al quinto set probabilmente i vantaggi li avrebbe avuti lo spagnolo. Djokovic doveva chiuderla in 3-4 set e probabilmente quel tiebreak, unico tiebreak perso in tutto il torneo, non ne perdeva, cioè è successo veramente quello che non succede mai. Djokovic ha perso un tiebreak dopo non si sa quanto tempo e quel tiebreak e soprattutto quella palla break ad inizio quinto set che io ho ancora negli occhi è più o meno la stessa situazione di quando Sinner non mise quel dritto facile a campo aperto che gli avrebbe consegnato la possibilità di andare in semifinale all'Open degli Stati Uniti. Sbagli quei colpi là e poi la partita gira e poi il torneo gira. Però ripeto, questo non vuole essere uno sminuire ciò che ha fatto Alcaraz, perché Alcaraz ha giocato 4 ore e rotti alla pari. La partita è durata qualcosa come 4 ore e 43 minuti. Alcaraz ha giocato 4 ore e 43 minuti alla pari con Novak Djokovic. Quindi già questo è un segnale importante. Alcaraz è sicuramente della next gen, il giocatore che io voglio dire in questo momento. Io sento già elogi sperticati. È chiaro, ha vinto due slam, quindi parte nettamente avanti agli altri. Io credo che Alcaraz sia un giocatore che può, margini di miglioramento ne ha molto pochi, cioè meglio di così credo sia impossibile, cioè giocare meglio di come sta giocando Alcaraz in questo momento è estremamente difficile. Tutti gli altri della Next Gen hanno chi più chi meno, Sinner, Rune, Zere vanno ampi margini di miglioramento, se non margini di miglioramento, e comunque non è facile avvicinarsi a questi livelli. Attenzione, non sto dicendo che sia certo che chi insegue Alcaraz, dando per scontato che Djokovic fra un anno o due dovrebbe salutare la compagnia. Chi insegue Alcaraz deve fare tanta strada per ora per andare al suo livello. Però mentre Alcaraz difficilmente potrà aumentare i giri del motore, gli altri qualcosa nel motore possono mettere. Questa è forse l'unica speranza per evitare di ritrovarsi invece di avere tre big three, di avere un big one che rischia di dominare il circuito per i prossimi 15 anni. Sarebbe secondo me dannoso, nonostante, ripeto, che Alcaraz sia un giocatore eccezionale, però sarebbe bello e sarebbe importante per il tennis se ci fosse alternanza. L'epoca dei Big Three è stata bella perché ogni tanto vinceva Djokovic, ogni tanto vinceva Federer, ogni tanto vinceva Nadal. Era noiosa perché i tornei cominciavano dalle semifinali. Pensate come sarebbe l'epoca di Alcaraz sapendo in partenza che Alcaraz ha vinto il torneo. Sarebbe veramente una cosa drammatica, quindi auguriamoci che la next gen, chiunque sia, poi sia Sinner, sia Rune, sia Cobolli, sia Fils, sia Hesler, chi volete voi, però auguriamoci che qualcuno arrivi a poter impensierire lo spagnolo, perché altrimenti giocando così di slam questo ne perde veramente veramente pochi. Complimenti a lui, 20 anni, aver già vinto due slam, praticamente averli vinti in meno di un anno solare, perché lui ha vinto lo scorso anno
a settembre ha vinto gli US Open e quindi in nemmeno un anno solare, in due stagioni, ma in neanche un anno solare ha vinto due Slam, è tanta tanta roba ed è tanta fiducia che lui ha rispetto agli altri, quindi è chiaro che questo lo aiuta anche in tutti i tornei, vincere come sempre aiuta a vincere. Ripeto, questo è un gioco diabolico e lo avete visto oggi. Se Djokovic mette di là quella palla che era di una facilità clamorosa, probabilmente stiamo parlando del terzo slam della stagione di Djokovic, stiamo parlando che agli US Open si prova a fare il grande slam. Le partite, come io ho sempre detto, si vincono e si perdono per un punto, e oggi veramente un punto ha fatto la differenza, oltre ovviamente a tutti i meriti, e torno a ripetere perché non voglio essere attaccato dicendo non dai meriti a Alcaraz. Alcaraz ha grandissimi meriti, però questo è un gioco strano, è un gioco dove, e l'avete visto nella finale femminile, la Jabeur, quando ha giocato tranquilla, ha giocato meglio della sua avversaria, però la partita l'ha persa 6-4-6-4. Giocare meglio non necessariamente vuol dire vincere. A questo gioco, per vincere, devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Oggi Alcaraz lo ha fatto e Djokovic no. Molto spesso gli avversari di Djokovic non sapevano sfruttare le occasioni o non erano in grado, o Djokovic li metteva non in grado di sfruttare le occasioni. Adesso è successo il contrario e quindi tanti meriti a Carlo I d'Inghilterra, nel senso che Carlitos ha vinto il primo Slam in Inghilterra, quindi visto che c'è Re Carlo in Inghilterra, possiamo parlare di Carlo I d'Inghilterra. Speriamo che non sia una dittatura, perché visto il livello di gioco di Alcaraz, inizio a temere che ci possa essere una dittatura sportiva. E voi sapete, chi mi segue dall'inizio del canale, che io odio le dittature sportive di qualunque colore siano e di qualunque situazione siano. Sarebbe brutto anche se fosse Sinner a vincere 23, 50 slam, perché toglierebbe anche i meriti a uno che vince 50 slam. Sì, vince 50 slam, ma vuol dire che non hai avversari all'altezza, mentre gli slam vanno vinti con altri avversari che possono vincere gli slam. In questo momento Alcaraz e Djokovic, ma Djokovic è ovviamente a fine carriera e Alcaraz è all'inizio, quindi il rischio di dittatura è estremo. In questo momento Alcaraz sembra di un altro pianeta. In questo momento, tra qualche anno, tra qualche stagione, magari vedremo, difficilmente cambierà la solfa all'Open degli Stati Uniti, dove conto che ci sia un Medvedev più pronto a giocarsela con quei due, poi però il resto non, insomma, il resto è da semifinale, ecco. Rublev, Zverev, Sinner sono giocatori che quando sono arrivati in semifinale, per ora, hanno fatto il loro gran bel torneo. Quindi, facendo i complimenti ad Alcaraz per la vittoria di Wimbledon, facendo i complimenti anche a Novak Djokovic per la splendida finale disputata, io vi saluto, vi auguro una buona nottata o giornata per chi dipende quando vedete il video, e vi lascio a un prossimo video che sarà in settimana, probabilmente un video della grande storia del tennis. Potremo farne la puntata, visto che i tornei di questa settimana sono veramente, veramente tornei di bassa lega. Grazie a tutti e alla prossima.